Ciao, sono la Cura, ci vediamo tra poco a Videotop con Paolo, vi racconterò un po' di me, del mio album e a tra poco, ciao! A Videotop con grande piacere abbiamo con noi la Cura. Buongiorno, ciao. Benvenuta. Grazie. Mi piace perché finalmente l'abbiamo trovata. Questo, questa storia della Cura? Quante volte? Sempre, comunque. Ma sì, ma cosa, quando mi è venuto in mente di mettermi sto nome? In realtà è bello anche, è geniale, come basta un inserimento di una K e cambia subito la situazione. Sì, sì, perché lei si chiama Laura, però con la K diventa la Cura. Sì, sì, volevo un nome, cioè qualcosa che fosse comunque personale, quindi legato alla mia persona in qualche modo, quindi il mio nome, e poi ci ho messo insieme l'iniziale del mio cognome, facendo vari tentativi, quello che stava meglio era lì, diciamo che gli altri non erano granché. Ma so che tu, insomma, c'è stata un'ispirazione da giovanissima. Ma non so da dove veramente è iniziato, perché da quando sono veramente piccola, che dico, vado in giro con mia nonna, voglio fare la cantante, e non so perché è venuta fuori questa cosa, però la passione per la musica c'è sempre stata. Da vedere, da ascoltarla, da vedere video, anche dal punto di vista dell'immagine mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi mi piacciono anche i video musicali. Ho sempre seguito molto di più il panorama più mainstream internazionale, più che quello italiano. Infatti inizialmente avevo un'immagine anche della donna che cantava un po' diversa da quella che ho attualmente, cioè... ovviamente anche negli anni 80 o cose del genere, la donna era sempre poco vestita, poi pian piano nessuno mi è venuto lì a spiegarmi che magari quello, cioè che la donna in musica poteva essere anche un'altra cosa. Altro, certo, quindi da bambina io vedevo quello, vedevo che ne so, le Spice Girls, quello vedevo. Ma c'è stato un momento che, insomma, da quando si è tramutata la passione in realtà, poi questo è il secondo album, stai scrivendo un terzo, quando, sì. Quando c'è stato il passaggio che è scritto cantante sulla carta? Io meno. No, ancora non posso scriverlo, no, definitivamente, però ci stai lavorando. Quando praticamente io volevo scrivere una canzone, avevo 12 anni, 13 anni. La prima era orribile, non la dirò strano, mai. Strano, di solito la prima fa tutti dei capolavori. Era tutta sull'amore, ovviamente, perché ero innamorata di questo Enrico, sai il cavolo, e mi hanno fatto la canzone. Ok. E dicevo, ma cavolo, però non mi piace, ma come si fa a scrivere una canzone? Diventavo matta. Nel frattempo però io scrivevo dei diari, delle riflessioni, quindi avevo pagine e pagine di riflessioni e poi cercavo di scrivere le canzoni. Mi è venuto dopo il fatto di dire, ok, prendo queste osservazioni, queste riflessioni e cerco di mettergli la musica. È venuto quando ho preso in mano la chitarra di mio padre. Lui suonicchiava la chitarra all'oratorio, cose del genere, aveva una chitarra classica, mi ha insegnato due o tre accordi, boom, da lì si è aperto il mondo. L'illuminazione totale. Non mi ha più fermato nessuno. Ho imparato velocissimissimamente proprio, cioè gli accordi li sapevo fare, non pensavo di essere in grado di suonare una chitarra. Quindi è quasi un'evoluzione naturale. Sì, insomma, sì, e poi ho messo le parole, nel frattempo però avevo perché qui si sta parlando anche di anni, di evoluzione in anni, quindi poi c'era il gruppo cover rock, yes. Nel frattempo.
poi c'era gruppo inediti hip hop. Poi quando ho iniziato a fare da solista, la mia prima vera canzone che doveva diventare un singolo, lo è diventato. C'era una situazione nella quale ti ritrovavi più rock, hip hop, oppure insomma erano esperienze? È un bel dilemma ancora adesso, perché mi piace sia l'elettronica, il blues, sia il mondo molto rock, punk a volte anche. Non è che sono confusa, cerco di trovare il mio sound, che non è né rock né hip hop. Certo. Però fanno parte tutte e due del mio background. Anche perché puoi fare definizioni barricate specifiche. Sono anti-etichette. Giusto. In riferimento all'ultimo album, sì. Adesso quanti singoli siamo estratti? Che parto da qui, il primo. Poi volevo che si vedesse un po' la mia anima rock, quindi neanche a metà, e ci ho fatto il video. E adesso, non so, io ci tengo tantissimo all'ultima canzone, Storia, mm-hmm. Inventerò la mia vita, che spiega un po' tutto, cioè in quel testo, come la canto, come è nata, l'avevamo provata anche col gruppo, eccetera, eccetera. Diciamo proprio Storia, è la mia storia, quindi... Nemmeno farlo apposta, no? Cioè, primo parto da qui, poi neanche a metà quando sei... E poi si chiude la storia. Mi sembra naturale, era già tutto scritto. Sì, infatti, vedi, trova senso sempre dopo. Sì, perché uno sta lì e poi dopo è tutto... Si scervella, cioè... per niente, vedi, anche il nome è nato... È facile. Naturalmente possiamo avere aggiornamenti ulteriori sul web, quanto apparso in sovraimpressione. Questo è l'album, lei è la cura, non dimenticate la cappa che fa la differenza. E appuntamento alla prossima. Grazie Laura. Grazie a voi.